all'interno di formazione web, ovvero parleremo del BIM, del metodo BIM, quindi uno strumento assolutamente attuale e che rappresenta chiaramente il presente e anche il futuro della progettazione. E lo delle destinazioni d'uso di tutti questi appalti che abbiamo visto finora, diciamo che si distribuiscono in maniera molto, molto uniforme tra comunque realizzazioni di passi corretti da fare per approcciare appunto questa metodologia. Sì, sì. Allora, prima di tutto il vantaggio che si ha con l'utilizzo del BIM lo si ha quando tutti utilizzano la metodologia BIM, quindi non solo proprio lo singolo studio di